questa giornata di studi che vede Cesena protagonista grazie a questa scelta che ha fatto la Regione, cui siamo veramente molto molto grati. E siamo molto contenti di ospitare questo momento che rappresenta un punto di condivisione. Siamo tutti in presenza, sono Elisabetta Bovero, la Presidente del Settore Biblioteca Mantessana e Cultura del Comune di Cesena e ricordo il saluto dell'amministrazione comunale. Qua con l'assessore Verona e abbiamo la fortuna di ospitare Cesena due case in museo su cui dobbiamo lavorare ancora tantissimo e siamo consapevoli. Che sono la Casa Museo di Renato Serra e la Camera Casa Museo di Carducci, con la Camera del Carducci a Villa Silvia, qua nelle prime colline di Cesena. E se non li avete visitati, vi consiglio di visitarli, sono luoghi molto, molto emblematici. Poi ci pregiamo di aver dato Natali a un grande artista e architetto, Filario Ferranti, di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita, e vedremo dei musei. Stiamo lavorando tanto e pensate che raccogliere tutti anche in prospettiva. Abbiamo due progetti attenzione che sono quello della nuova biblioteca e del nuovo museo archeologico. Per il momento stiamo lavorando tantissimo sulla biblioteca Malacristiana, che è il nostro museo di eccellenza, e però abbiamo ancora tanto da fare. Poter ospitare oggi voi tutti ci dà la possibilità di un momento di riflessione, di approfondimento, tanto necessario. E la Regione Emilia Romagna, con la legge sulle case museo, ha sicuramente offerto l'opportunità anche alle singole amministrazioni di ripensare il ruolo delle case museo. In un momento storico in cui stiamo ripensando i musei e siamo tutti vivendo diversamente di casa. Questo magari è banale, però penso che possa determinare delle nuove potenzialità, delle nuove esperienze per i nostri visitatori. La pubblicazione del catalogo delle case museo ci dà la possibilità di vedere in anteprima tante risorse del territorio e di favorire quei processi di cooperazione che la legge, la nuova legge regionale varata case museo auspica. Io penso che il tema della cooperazione, così come il tema dell'integrazione tra istituti culturali, sia un po' la nostra roadmap del prossimo periodo. Le case museo ci danno la possibilità di integrare istituti culturali nell'ottica BAM. Spesso nel case museo c'è il museo, c'è il biblioteca, c'è l'archivio e l'ottica dell'integrazione è sicuramente fondamentale. Oggi abbiamo la possibilità di ascoltare con esperienze a livello internazionale, siamo molto orgogliosi. E concludo ringraziando davvero la Regione Emilia Romagna, la dirigente Cristina Morosini e la professora Claudia Collina che stanno in questa opportunità oggi. E a me, a voi e ai miei colleghi, lascio questa una sollecitazione che è freschissima, la nuova definizione del concetto di museo, che secondo me ci può guidare anche nell'ambito naturalmente del grande museo, ha una nuova definizione di Praga che è recentissima, quindi anche tutto questo fermento teorico secondo me aiuterà nel lavoro dei prossimi mesi, dei prossimi anni, incide molto di più sul concetto di accessibilità, di inclusione, su cui stiamo lavorando tutti, ma ci ferma a pensare delle modalità anche nuove rispetto a quelle che magari sono state fatte finora e soprattutto cambia un po' la visione del modus operandi dei musei. C'è il tema della sostenibilità che non è assolutamente scontato, che richiama la nuova definizione di Praga, e un altro tema apparentemente banale invece importante che lì come l'abbiamo voluto sottolineare è quello del richiamo a un comportamento etico. E soprattutto, e questa sarà penso la chiave di volta,
la partecipazione della comunità e la condivisione. Io penso che il tema della valorizzazione passerà soltanto attraverso la partecipazione delle comunità e attraverso la nostra capacità di fare rete tra di noi e con i territori. Penso che oggi abbiamo tanti spunti di riflessione anche in questo ambito. Ringrazio tutti e buon lavoro.